Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma sarà il teatro, la scena della finale del campionato italiano, specialità pool, ma specialità in particolare dell'8 e 15, forse una delle più antiche portate in Italia dagli americani il secolo scorso e ha avuto una bella diffusione. Adesso da qualche anno abbiamo anche il campionato italiano. Qui al mio fianco ho Davide Lovato. Buongiorno a tutti. Ciao, e sei, lui è il responsabile per quanto riguarda la Regione Veneto, nonché coordinatore nazionale. Poi ci racconterà qualche cosina dell'evoluzione di questo movimento. Ma la sfida che vale come finale della quinta tappa del campionato è anche per l'assegnazione del titolo, perché i punti in palio con questa finale valgono il campionato italiano assoluto, cioè la sommatoria delle cinque prove. Andiamo a vedere intanto il tabellone di quello che è di questa quinta e conclusiva prova che si svolge qui, come vi dicevo, alla Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Abbiamo Zambonin contro Pandolfo. Zambonin, un giocatore veterano, andiamo con l'inquadratura, 60 anni, Veneto, quindi Veneto, proprio dalla regione di Verona, di Davide è esponente, contro un giocatore, il più giovane sulla sinistra, ovviamente l'inquadratura, il 25enne, ne compirà tra qualche giorno 26, anzi facciamo auguri in anticipo, auguri. E Antonio, Pandolfo, figlio d'arte perché suo padre gestisce una sala biliardo. C'è stato anche un interessante incontro, valevole come quarto di finale, un incontro familiare che si è risolto, come vedete, ovviamente a favore del figlio. Possiamo dare il via alla sfida tra questi due giocatori. Allora, come detto, è importante non soltanto perché ovviamente la quinta tappa va di per sé come soddisfazione, si conclude la regular season proprio qui al centro, alla capitale, allo Stadio Olimpico, ma perché i punti in palio potrebbero assegnare al giovane Pandolfo i punti necessari per rivincere il massimo campionato. Avevamo già raccontato lui alcuni anni fa, in finale a Brolo in Sicilia, la possibilità due anni dopo di diventare campione assoluto della categoria dei nazionali, cioè i migliori 16 giocatori. Questo ve lo dicevo perché al momento, al termine, cioè in questo momento fotografando la classifica, in testa c'è Fabio Belfiore, il quale però si è già arreso ai quarti di finale, proprio contro Zambonin, che poi avrebbe regolato Cipriano in semifinale. Con i 330 punti incamerati col quarto di finale, Belfiore è svetta in testa alla classifica con 2010, ma in seconda posizione ce ne sono due giocatori. Uno è Walter Franchina, anche lui si è arreso però in semifinale contro il giovane Pandolfo e quindi ha incamerato 400 punti a 1090. Antonio Pandolfo, finalista, ha già 470 punti che diventeranno 550 nell'eventualità vincesse questa caso prova. Se vincesse questa prova scavalcherebbe Belfiore e ritornerebbe due anni dopo a essere campione italiano. È tanto bella spaccata del giovane romano, e se no invece sarebbe secondo in classifica alle spalle di Walter Franchina, e vincitore sarebbe Fabio Belfiore, che quindi è qui a fare il tifo, non credo a favore, ma a fare il tifo sicuramente per lo spettacolo. A bordo campo a osservare la finale, sì. Allora, spaccata, una buona spaccata questa. Intanto ricapitoliamo brevemente le regole per i non addetti ai lavori. Siamo alla specialità 8 e 15, cosiddetta, si gioca, lo vedete, con tutte e 15 le biglie. E il triangolo viene composto con la 1 sul vertice e la 8 e la 15 al centro. Si chiama così perché la 8 e la 15 vanno imbucate a secondo se scelgano le piene e quindi la 8 o le strisciate e quindi la 15, cioè la marrone strisciata, nelle due buche centrali contrapposte. L'ultima biglia dovrà essere imbucata è la numero 1, questa per entrambi, sia che si giochi con le piene con le strisciate, quindi la 8 diciamo è fuori sacco. Certo, da quella che la biglia numero 1 essendo l'ultima è l'unica che obbligatoriamente deve essere dichiarata, se non palese, nel senso già sulla buca e quindi solo da spingere, ecco. Adesso devono ancora decidere ovviamente le biglie di appartenenza. Il primo che imbuca decide la serie. Questo è ancora un tiro, diciamo, interlocutorio, e con la 14, la verde strisciata, che viene posizionata vicino, non proprio davanti alla buca in basso d'angolo, in basso a sinistra. E qui Zambonin, che ha avuto il suo bel da fare nella semifinale che vi abbiamo mostrato con Salvatore Cipriano, sfida che è terminata all'ultima partita utile, si gioca al meglio delle 7, così anche questa sfida di finale, ovvero sia vince il giocatore che per primo arriva a 4. E proprio con Cipriano, dicevo, è stata una sfida molto equilibrata, conclusa all'ultimo, la bella, 4-3. Tante le sfide, l'abbiamo visto anche prima
per quanto riguarda il tabellone, tante le sfide che si sono risolte poi alla bella, alla settima e conclusiva. Tutti incontri molto combattuti, anche perché comunque il livello è abbastanza equilibrato, quindi è normale avere risultati incerti, insomma. Cristiano Zambonin è un giocatore, un responsabile di sala berrenese, vi dicevo un veterano perché ha 60 anni, è stato nel 2001 campione italiano assoluto di seconda categoria, si è laureato a San Vincent come campione italiano, l'anno dopo vinceva il campionato italiano di pool continua a Bologna, sempre di seconda categoria. È il più giovane Antonino che viene inquadrato in questo momento dalla regia, non so, per Luigi Bonelli. Invece, nonostante la giovane età, a 23 anni già vinceva il suo titolo assoluto. Categoria allora master. Nominata Master. Esattamente. E la categoria nazionale, quella che stiamo osservando in questo momento, diciamo è stata creata quest'anno. Quindi abbiamo un anno zero di questa crema di giocatori. Ovviamente si tratta di creare categorie sempre più performanti, di giocatori sempre più ad alto livello. Come detto, questo è l'anno zero, proprio perché all'interno della Federazione Biliardo, la FIBIS, all'interno della sezione Pocket, il pool 8-15 ha una storia ancora più giovane e più recente di quella del pool Tukur. Sì, 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 sì. E geograficamente è anche più... Ha sbagliato il 15 Antonio, però insomma di bianca si è messo abbastanza scomodo per l'avversario. Vediamo se decide di imbucare o piazzare. Imbuca. Imbuca la 5. E poi fa correre la biglia battente sino al capo opposto del biliardo, verso sponda corta, per posizionarsi per le altre due biglie da imbucare, che sì, sono ora tirerà, la 4 e la 7. Il 4 per andare a prendere l'8 da tirare dove c'è il 15, in modo da rubare la buca, no? Forse è andato un po' lungo. Sì, un po' lungo. Adesso cercherà di avvicinare la 8 spingendo via contemporaneamente. Un tiro abbastanza buono, diciamo, efficace. Sì. Questo complicando ovviamente, è un gioco di tattica. Allora, non viene definita la buca centrale, chi per primo imbuca la propria biglia, la 8 nel caso per Zambonin, il 15 invece per Pandolfo, ovviamente all'avversario toccherà imbucare la propria biglia di pertinenza. Obbligatoriamente nella buca, opposta. Nella buca opposta. Altre regole da... sulla spaccata non l'abbiamo detto, ma perché sia valida almeno 4 biglie devono, compresa la bianca tra parentesi, devono toccare sponde. Sì, 3 biglie di serie più la bianca. 4 complessive. 4 totali, sì, sì. Compresa appunto la bianca. Bene, imbuca la 3 in centrale. Adesso tirerà un 2 sponde per allontanare il 15. Ah no, c'è no, la biglia di fondo che non ho visto. Sì, sì. La situazione è un po' delicata perché sono molto vicini e l'arbitro avrà il suo bel da fare. Sembra regolare. Buona, sì. Ma proprio nella sfida di semifinale tra Zambonin e Salvatore Cipriano, in realtà l'occhio dell'arbitro, che era sempre il signor Rosario Artistico, era stato eccellente nel valutare che era stata toccata prima la biglia dell'avversario, quindi era stato commesso fallo. Perché dalla nostra postazione si era visto solo al rallenti, almeno personalmente parlando, solo al rallenti ero riuscito a vedere che aveva toccato prima. E a volte, anche essendo molto vicino, è difficile valutare, perché si parla di proprio frazioni di millimetro e di secondi, quindi ci vuole un occhio esperto. Ecco. Se no, anche il VAR un giorno sarà certo, introdotto ecco, nel biliardo. Usiamo la tecnologia a nostro favore. Allora, intanto porta via la 10 di Pandolfo. Mi sa che è corso un po' troppo anche la sua 6, però. È tappata dalla 12. Sì, difatti. Ecco, diciamo che rimanere con una biglia sola e l'obbligata ti mette un po' in difficoltà perché non hai troppe scelte di tiro. Però, insomma, la partita è lunga ed è tutta da giocare. Allora, gioca sulla 12. In buca, in basso destra, a tornare verso la 8
la propria 8 da imbucare. Corso tanto, però poi per fortuna comunque non sono rimaste attaccate. Ah no, la 8 è la biglia di Zambonin, non la sua, è quella dell'avversario. Sulla sua c'è ancora parecchio da fare perché la 15 sta su in alto. È un po' scomoda, ma adesso penso che giochi da andare o a muoverla o comunque da mettersi in posizione da portarla al centro. Bene la 10 in alto. Un bel tiro morbido questo, sciolto. È corso un po' troppo la bianca. Sì, diciamo che se lo facevo un po', fosse riuscito a dare effetto in modo da ampliare l'angolo, riusciva anche ad allargare e allungare la traiettoria dalla 15. Sì, infatti, che credo che sia quello, vero? Sì. Era quello al quale mirava il giovane. Lo scopo secondo me era quello. Tiro difensivo di attesa. Gli ha coperto le due biglie visibili e lo costringe a giocare di sponda. Ecco, ricordiamo che biliardi nuovi sono molto difficili da gestire di sponda perché rispondono in maniera diversa da quelli già battuti, diciamo. Quindi gli errori possono essere frequenti, non è colpa del giocatore. Questo è uno di questi, il tiro di Zambonin era un traversino più largo, l'angolo avrebbe dovuto essere più ampio e quindi non prenderlo sulla parte esterna ma sulla parte interna. E quindi ovviamente allontanato si è complicato la vita da solo. Sì. Intanto ha ripreso il suo percorso, Pandolfo. Ora diciamo che sono nella situazione parallela, entrambi con l'obbligata, entrambi con una miglia di sale. Qua comincia a essere più strategico il match. Proprio due scuole, due visioni a confronto, una grossa differenza d'età, stiamo parlando di 35 anni e quindi di esperienza tanta più alle spalle di Cristiano Zambonin. Sicuramente. Però abbiamo di là un talento che si è espresso già in diverse occasioni, quindi insomma sarà sicuramente un bel incontro. Ecco. Gioca sulla 9 a portarla verso l'angolo, anzi a imbucarla. Sì, ha giocato proprio a imbucare, però così si è messo comunque in una posizione molto vantaggiosa. Sì, abbastanza proprio quasi davanti all'invito. Quindi. Ora dovrebbe cercare di coprire la buca per il 15 piazzando la 8 con un calcetto e rimane un pelo corto, però è in messa, quindi è nascosto dalla 8 per la 9 e di conseguenza Antonio deve pensare a cosa fare, forse cercherà di nascondersi con un calcetto dietro al 9 o comunque andare a toccarlo. Difatti, allora anche in questo caso un traversino. Anzi, doppia sponda, tocca anche la sponda corta. A nascondersi, come immaginavo, ha fatto un gran bel tiro qua. Molto ben giocata. Sì. Lunga corta da parte di Antonio Pandolfo. Ancora mettere in difficoltà l'avversario. Appena la stecca, anche per lui gioco su sponda lunga. A cercare di toccare. Vediamo la 6. E no, e commette fallo perché ci passa dietro. Doppia sponda lunga e poi rivediamo il tiro prima, che la regia di Pierluigi Bonelli ci mostra, il tiro con la camera dall'alto. Fallo, quindi significa disporre liberamente la biglia e oltretutto in una posizione strategica, visto che la 15 era ben messa, ecco, per metterla nella centrale a sinistra. Penultimo tiro per Pandolfo, che ha soltanto più la biglia 9, prima di occuparsi della biglia conclusiva, ripetiamo. Si chiude la partita con la biglia numero 1. Esattamente. Questo in qualunque buca, ecco. Mentre se la 8 e la 15 sono obbligate in centrale, tiro potente a retrocedere. Direi e controllo molto eccellente. Molto bene, vedete portare la battente sulla linea di mezzeria, posizionarsi per imbucare, in questo caso anche in centro. Ecco. Perfetto controllo della battente. Sì. Come avete visto, ha dichiarato con la stecca indicando la buca, perché la 1 è l'unica biglia che va dichiarata. E arriva l'1-0 per Antonio Pandolfo su Cristiano Zambonin. Devo dire, non ci sono state, voglio dire, equilibrato sino a un certo punto, ma aver detto assolutamente giusto di questo primo set. Sì, niente tiri, diciamo, fortuiti, niente cose strane. Sicuramente una partita che, con lo scarto di due tiri massimo, insomma, poteva
se Antonio faceva un errore l'altro aveva la possibilità di recuperare facilmente, perché era comunque in una posizione abbastanza conclusiva. Visto che siamo invece all'inizio del racconto di questa finale della quinta tappa del campionato italiano e quindi anche valida per l'assegnazione del titolo di campione italiano assoluto, che andrà o a favore di Fabio Belfiore oppure sulla spalla del giovane Antonio Pandolfo, vogliamo parlare dell'attività di responsabile non solo della Regione Veneto ma anche quella di interregionale, no? Di questo trad union di lavoro che stai facendo, Davide. Allora, niente, a livello regionale diciamo che la maggior parte del lavoro si svolge nell'organizzare le 7 tappe del campionato per le categorie C, B, A e Master, mentre a livello nazionale appunto organizzare il campionato per la categoria che stiamo guardando, che è quella dei nazionali, che fanno solo 4 tappe più la quinta, le finali, appunto questa. I rapporti tra le regioni sono molto collaborativi. Di conseguenza il lavoro risulta anche abbastanza piacevole, ci sono diverse trasferte dove si cerca sempre di migliorare qualcosa e sul regolamento e su sfumature e su formule di gioco, si cerca ogni anno di portare qualcosa di fresco, di nuovo e ovviamente sì, di migliorativo. Per lo svolgimento, bel traversino di sì, bello. Così come bello il tiro di prima di Pandolfo, che ha levato la biglia dell'avversario e ha avvicinato anche la propria, avvicinato di una quarantina di centimetri, ancora lontana dal centro del tavolo, dalla linea di mezzeria. Invece parlando del lavoro di coordinamento interregionale, cioè a livello nazionale, diciamo, sì. Tenere in ordine, diciamo, i vari campionati, cerchiamo di mantenere le date più o meno parallele a seconda ovviamente dei vari impegni, in modo da avere trasparenza anche per i punteggi in classifica che poi vanno a sommarsi per formare le classifiche nazionali per partecipare a queste finali. 20 regioni italiane, quante ancora mancano all'appello? Tante. È un gioco che si è diramato in maniera molto strana, perché passiamo da Trentino e Veneto, scivoliamo giù verso il Lazio, qualcosina in Molise da 2-3 anni si è creato e poi finiamo in Sicilia, quindi mancano Lombardia, Piemonte, Campania, Puglia, Basilicata, insomma mancano diverse regioni, Emilia-Romagna, come dicevo prima, abbiamo coinvolto una trentina di giocatori che hanno formato un CSB quest'anno e speriamo che siano sempre di più. Quali sono le difficoltà secondo te, Davide? È lo strumento, il tavolo, il fatto che ormai nelle sale biliardi della poca divulgazione di questo gioco? Sì, dell'8-15. Allora, che ha avuto grande diffusione dal dopoguerra, perché poi fu importato dagli americani, no? Sì, certo. Quindi parliamo della Seconda Guerra Mondiale. Esattamente. È un'evoluzione. Che si trovarono, scusa, posso dire una cosa? Prego. Loro, gli americani, non giocavano su questo tavolo, ma in Italia trovarono questo tavolo. Questo è il tavolo che sino a una ventina d'anni fa utilizzavano nelle principali discipline del biliardo italiano, quindi a partire dalla stecca, sino all'adozione, circa una ventina di anni fa, qualcosa in meno, del tavolo internazionale, che è questo tavolo di queste dimensioni ma senza le buche. Esattamente. Gli americani invece nella Seconda Guerra Mondiale arrivano in Italia e trovano questo tavolo. Esattamente, e loro venivano dal Pulparo, loro praticavano esclusivamente il gioco a buche larghe con il 125 e le varie diramazioni del pool, quindi palla 9, palla 10, pool continuo e così via. E, diciamo che l'8-15 è un adattamento della palla 8 al tavolo che hanno trovato gli americani in Italia. Il gioco l'hanno portato loro, il tavolo l'abbiamo messo noi fondamentalmente. Esatto, questa è una sintesi. Esatto. No? Un caso di adattamento all'ambiente, si potrebbe, sì, senza rispolverare le teorie di Darwin, ma più o meno, no? Esattamente. E, dopodiché, invece, arriverà in anni più recenti il tavolo da pool vero e proprio, che ha preso piede molto perché, rapidamente, perché risulta un gioco sicuramente anche più non più semplice, è brutto il termine, però è più facile imbucare perché ha le buche più larghe, quindi anche il profano ha subito soddisfazione perché vede che la biglia va giù, quindi è più facile avvicinarsi, diciamo così, o affezionarsi alla disciplina. Tanto commette fallo Zambonin,
tocca, ecco. Ma qui è fallo anche abbastanza evidente, perché vedete come sbaglia prendendo la biglia numero 2 dell'avversario. Ecco, non vorrei aver dato l'impressione che il pool sia un gioco semplice, assolutamente, è un gioco no. difficilissimo. E interpreto nel dire che tu volevi significare che l'approccio per il profano dà più soddisfazione perché le buche sono larghe. Esatto, il gioco sono non è più permissive, quindi il giocatore che si avvicina al tavolo ha più soddisfazione a vedere la biglia scendere in buca, e quindi il tavolo buche larghe è più invitante. Di tutt'altro tenore, poi ovviamente fare il salto in avanti è tutt'altra cosa, un altro mondo. Come in qualunque disciplina, a volte è facile incominciare, raggiungere un certo livello, dopodiché fare il salto in avanti verso categorie. Richiede concentrazione, disciplina. Disciplina, soprattutto tecnica. Sicuramente. E ore e ore e ore di allenamento. Ecco, questo gioco, anche questo richiede moltissimo allenamento, ma non come il pool. Nel senso che qua interviene anche l'aspetto tattico, che nel pool è meno incisivo, c'è, intendiamoci, c'è, ma è meno incisivo. In questo gioco qua ha una parte veramente predominante. Sì, molto tattico nel pool continuo, per esempio. Ah, sì. Soprattutto, appunto, dipende poi dalla quantità di biglie. Più biglie ci sono sul tavolo, più diventa tattico il gioco. Quindi sì, perché come... aumentano anche le possibilità di scelta, quindi la scelta del giocatore fa la differenza. Adesso vediamo che scelta andrà a fare il nostro giovane Pandolfo Antonio. Allora c'è spazio, ecco, grazie, lo vediamo nell'inquadratura che ci mostra dall'alto la regia di Pierluigi Bonelli. C'è spazio, ecco, gli riesce a imbucare abbastanza agevolmente la 4, Pandolfo. Allora, il problema della 8 è non da poco, perché è ancora piuttosto lontana la sua biglia. Sì, è lontana. Però cura la bianca nel frattempo. Ecco, forse qua ha preso un po' troppo fino al 5, voleva avvicinare di più la buca, secondo me. Sì, si è preso qualche rischio di far finire la biglia battente in buca e quindi di commettere fallo. Sì. Comunque lascia l'avversario un tiro lungo, che non è mai semplice, ecco. Lo gioca carica di effetto. Bravo. Ha fatto un bel tiro. Perché non subire il calo su un tiro così lungo è sì una componente di fortuna, ma col taglio si ammortizza anche quello che può essere il calo, quindi lui ha fatto la scelta di... Ora, ha ripiazzato sostanzialmente dove c'era prima l'11 per portare l'8 in fondo al biliardo e rendere la vita difficile all'avversario. Cosa che gli è riuscita piuttosto bene, perché non gliela quasi, non gliela proprio attaccata, ma quasi, manca pochissimi centimetri alla 8 per definirsi a colla della sponda corta. Ha usato una buona misura. Allora, adesso si dedica alla 6, Antonio Pandolfo, in estrema finezza per molto avvicinarle fino, alla... Forse troppo. Sin troppa finezza, doveva prenderla persino un po' più bene, però, esagerato. Però la bianca è sempre curata. Sì, mi piace il ragazzo, una bella cura della biglia battente. 11. Qua siamo vicini alla buca. Adesso bisogna che... Credo che tirerà il 6 nell'11 se non prova a far gioco. Infatti è stato anche un po' sfortunato, perché insomma 9 sì. su 10 va giù il 6 con quella porzione sì, lì. Difatti. C'era un bel appoggio, però tutto sommato insomma ha ottenuto comunque un di buon risultato. Sì, sì. L'ultima biglia dell'avversario prima di dedicarsi alla 1. La gioca di traversino? E la giocata stretta, lui ha puntato la buca ovviamente per chiudere qui la pratica, non sarebbe stata una posizione facile per la 1 ovviamente. Consideriamo che quando l'ultima biglia è sulla sponda corta il gioco dell'avversario diventa un po' più semplice, perché tanti punti di biliardo sono buoni per non darla dritta. Quindi adesso insomma bisognerà sempre lavorare di sponda. Questa sembra un po' stretta. Rischia di finire in buca, fallo. Ecco, a proposito di trattamento della biglia battente, vediamo c'è un po' di differenza tra questi due giocatori. Zambonin insomma ogni tanto pecca in questa cura della biglia bianca. Si
sicuramente un giocatore di bella e grande esperienza. Zambonin lo si vede nello sviluppo tattico del gioco. Sì, è tanti anni che è sul panno verde, tra l'altro è anche istruttore. È andato quest'anno a Roma a fare il corso istruttori, gestendo la sala e avendo comunque sotto l'ala diversi ragazzini che si stanno avvicinando a questo sport. Così ha ampliato la sua conoscenza del gioco, insomma. Allora, non ha imbucato la 5, anche perché se no gli toccava tirare, in questo caso era meglio di no per Pandolfo. Però adesso siamo sulla sponda lunga e quindi bisogna pensare a cosa fare, perché... Allora, bisogna risolvere la questione della 8. Ci va di sfaccio. Ma rimpalla. Sì, sono toccate due volte le biglie. Quindi ha rischiato anche di finire in buca con la biglia battente. 11. 11 e ci siamo, è giù. Sì. Ora però siamo in messa con la 1, bisognerà anche qua lavorare sempre sponda e decidere anche dove mandarla, perché ci sono due buche tappate lì. Situazione decisamente difficile. Calcetto sul 3, cerca di rovinargli il gioco. Devo usare molto taglio perché vedete come gira la bianca. Il tiro, bello. Sì, nonostante bello. La difficoltà, l'ha presa anche abbastanza bene. Però gli ha lasciato il gioco intatto e questo comporta dei rischi a questo punto della partita. Allora, due biglie davanti alla buca che sono la 3 e la 5 per Pandolfo. È nel momento in cui Antonio rende giocabile la 8, la partita si fa interessante. È andato un pochino lungo. Adesso ha un rischio di rimpallo nell'alzarla. Sì. Vediamo. Bravo. Bene, è portata molto bene, vedete come corre la 8. In particolare l'ha portata al di qua della buca dove c'è l'1. Così Zambonin è costretto a forzarlo l'1 perché non può lasciargli il tiro facile dell'8. È stato un tiro molto intelligente questo qua da parte di Antonio Pandolfo. Ma mi piace, dimostra di aver preso subito confidenza sul biliardo televisivo. Intanto dichiara in fondo Zambonin, vediamo, la tirerà sicuramente a scorrere. Ah no, l'aveva dichiarata sull'8, scusate, avevo capito male io. Comunque una bella cacciata dell'8, sì, dell'obbligata. Rimane però con la prima sponda dritta, nel senso che senza troppi sforzi Antonio la porterà sicuramente vicino alla buca o addirittura dentro. Sta guardando se quanto difficile gli lascia il tiro all'avversario. E punta la 8. Tiro di traversino da, sì, parte, esatto, del 25enne romano per indirizzarla ovviamente alla buca centrale destro, bella. Ed è bellissimo, bellissimo. Sì, ha fatto un bel tiro veramente. Grande trattamento, una bella tecnica, una bella impostazione da parte di questo giovane. Diciamo che è stato sicuramente molto ben seguito da papà Antonio. Vediamo adesso come, vedete il trattamento della biglia battente, forse va un po' lunga. Rischiando anche la buca tra le altre. Si è fermata proprio sull'invito di destra e poi ha spigolato a sinistra. Trattenuto il fiato per un attimo, noi sì, anche con lui, devo dire, perché il tiro era molto bello, ma è andato lungo. Molto lungo, tant'è che, lo vedete, adesso l'intenzione era quella di mandarla nell'angolo in alto a destra nell'inquadratura o in basso a destra in quest'altra inquadratura. Ora vediamo dove si gioca la difesa. Niente, la tira a buca. Indica, dichiara quindi, dichiara, la buca in basso a destra. Soprattutto non facile il trattamento perché la biglia è proprio all'intersezione delle sponde. No. La presa grossa. Ha lasciato un tiro lungo ma non difficilissimo. No, diciamo. Qui può chiudere Zambonin e portarsi sull'uno pari. Controllo della trazione? Attivo. Responsabilità e prevenzione? Attivo! Active Auto, un dispositivo, un'app, una scelta responsabile. Active Auto di Cattolica Assicurazioni. Need help? Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo presso le agenzie Cattolica Assicurazioni su cattolica.it.
2 verticale, 7 lettere. File audio scaricabile e archiviabile. Ce l'ho, porca! Certo che ce l'hai. Ti sei scaricato mezza Rai Play Radio. Oh, e mica la usi solo e tu. E che ci fai con questo podcast? Ascolto la radio senza la radio. Sì, vabbè. Ma come sì, vabbè? Via il cruciverba. Ragazzi, qua dentro c'è tutta la radio. I programmi, le raccolte, le puntate più belle e tutte quelle andate in onda. Ascolti e riascolti tutto quello che vuoi. Ma riascolti anche la pubblicità? Ma quale pubblicità? È radio pura. Puoi ascoltare online oppure scaricare il podcast e sentirlo dove e quando vuoi. Ed è tuo. Per sempre. Com'è romantico. Segui il podcast di Rai Play Radio per ascoltare e scaricare tutta la radio su PC, tablet e smartphone. Scarica l'app o vai sul sito. Scegli. Ascolti. Oggi quanto desidera pagare per la sua stanza? 130? 109? Famo 100? Stesso hotel, stesso servizio. Cambia solo il prezzo. Dipende tutto da lei. Diciamocelo, non ci fanno mai questa domanda alla reception. Eppure è esattamente questo quello che Trivago fa per te. Trivago ti mostra il prezzo praticato direttamente dall'hotel e i prezzi di oltre 200 siti di prenotazione diversi. Trivago confronta. La scelta è tua. Hotel Trivago. Le migliori squadre europee di calcio Under 19 si sfidano. Obiettivo, il titolo continentale. L'Italia va a caccia di un successo che sfugge dal 2003. UEFA Under 19 Championship. Dal 16 al 29 luglio su Rai Sport più HD. Un centimetro fa esplodere di gioia. Uno di meno o di troppo e sei fuori. In ogni secondo, in ogni istante di una gara, si lotta per quel centimetro che vale la vittoria. In diretta da Berlino e Glasgow, la prima edizione di un evento multisportivo unico. Inizia una nuova era per lo sport mondiale. European Championships, un'esclusiva Rai, dal 2 al 12 agosto. 176 ciclisti alla partenza. 21 tappe a disposizione. La caccia alla maglia gialla è aperta. Ogni giorno su Rai 3 e su Rai Sport, rubriche dedicate, interviste, approfondimenti e notizie in tempo reale della corsa a tappe più famosa al mondo. E poi le radiocronache su Radio 1 e le dirette sul web. Per seguire la Grand Boucle, ovunque voi siate. Ogni giorno il Tour de France corre sulle reti Rai. Dichiara nella medesima buca e si accinge a tirare. Zambonini al tiro, vale l'1-1. No, grosso. Un po' scivolato il tiro qua. Molto, oltretutto. Oltretutto. Vediamo la rimanenza, bah, tutto sommato non è bellissima. Neanche brutta. Sì, non è bellissima per Pandolfo, ma non è impossibile. Diciamo che rispetto all'angolo di prima, dove certo. Antonio Pandolfo ha provato a imbucare, è migliore. Attimi guadagnati, giustamente togliendo le biglie, anche perché sennò non entrerebbe nella buca. O rischierebbe di uscire. Di uscire. Allora, si deve sedere sulla sponda lunga, va per il tiro del 2-0 e no. Secondo me ha giocato più la bianca a tenere, però gli è scivolato l'1 e gli ha dato di nuovo un tiro abbastanza, sì, insomma, abbordabile. Dritto, sì, abbastanza dritto direi, proprio nell'angolo in basso a sinistra. Seconda, ecco, occasione del set per l'1-1 di Zambonini. Stavolta lo gioca morbida e spigola ancora una seconda volta. Si discotta un po'. Stavolta invece diciamo che delle occasioni del chiudere il set, questa mi sembra la più nitida. Sicuramente. Qualche piccolo. Quando spigolano è difficile prevedere dove vada. Certo.
seconda, terza occasione per chiudere, stavolta arriva il 2-0 per Antonio. Ed è un risultato importante, perché 2-0, insomma, anche psicologicamente per l'avversario. Sì. Poi non sta a me dirlo, ma insomma, vista la differenza di età, è ovvio che le possibilità di recupero dopo la semifinale, oltretutto, Antonio Pandolfo ha chiuso in 6 partite, mentre per Zambonin la semifinale con Cipriano 7. È stata decisamente più tesa e soprattutto si è chiusa la pelle. Eh sì. No, consideriamo però che anche Cristiano Zamboni è un maratoneta, vero? È abituato a correre per ore e quindi, insomma, secondo me reagirà anche abbastanza bene alla cosa. Speriamo, così vediamo un po' di sì, spettacolo. Anche perché tutte le sfide, tranne pochissimo, quella tra Artistico e Racic, tra Cipriano Motto, Belfiore e Bazzana, no, ce n'erano 4. No, i quarti, gli ottavi di finale ci sono stati 4-0. Invece ai quarti di finale tutte sfide molto tirate, così come le due semifinali 4-3 e 4-2. Allora, quindi, si aprono le biglie, la bianca è andata a sistemarsi in una posizione, direi, decisamente scomoda. Brutta, decisamente, però, perché insomma, è pallata dalla 2. La 1, ecco, non avevamo detto, quando la 1, la 8 e la 15 finiscono in buca, in spaccata, vanno riposizionate. Vanno riposizionate. La 1 esattamente dove avete visto, quindi al centro del biliardo, sull'acchito del triangolo. Mentre la 8 e la 15 vanno riposizionate vicino alla sponda corta, centralmente, in una posizione, direi, molto scomoda. Zambonin. Tiro tutto biliardo sulla 12, anzi due biglie. Sposta due strisciate, ma in realtà... Sì, ma cura la bianca, sì, più che altro. Non era decisamente per posizionarle davanti alla buca, perché in realtà, come vedete, non è assolutamente questo l'esito del tiro del Veneto. Di nuovo il giovane romano al tiro. Stavolta errore, spigola la sua, la 12, aveva deciso per le strisciate, invece appuntamento rimandato. Probabilmente aveva deciso per le strisciate perché la 15 è più vicina alla buca centrale rispetto alla 8. E quindi... A proposito di spigolate, la spigolata risponde. A momento in buca la 5, devo dire. Ma succedono anche quelle cose lì. Vediamo se tira la 9 al centro. In effetti le strisciate sono un po' più aperte. E difatti persevera nella sua decisione, dimostrazione del fatto che le strisciate, e quindi avendo imbucato la 9, piene per Zambonin. Va a piazzare, si crea il satellite per la 15 e direi che la piazza molto bene. Spiega un po' la definizione di satellite, cioè per coadiuvare il rialzo. Lo si usa, no, anche proprio per andare a posizionare la bianca in maniera molto comoda per tirare le 15. Per tirare su, perché se uno imbuca la 13 posta, deve scendere verso quell'angolo in basso a destra e quindi è ben posizionato per rialzare la 15. Quindi la definizione di satellite è questa, qualcosa che collabora, in questo caso non gira intorno, ma più o meno fa sì che, andando a gravitare sul satellite, poi ci si porta in posizione per la 15 in questo caso, visto che è la biglia di Pandolfo. Sono andati dietro all'8, sarebbe forse un tiro simpatico che è il pelo dell'8 e bianca sulla 13 per rimbucarla, così toglie l'appoggio appunto del 13 e l'8 va verso la buca, vero anche che rischia di dargli l'appoggio per il 15, però, ma fa quel tiro lì esattamente. E però è sotto calcio col 15. Sì, è un tiro che se va bene va bene, se va male succede questo. Ha giocato molto, molto, molto sostenuto. Pensavo che fosse. Non voleva rischiare, però. Guarda dove ha messo l'8, è ingiocabile. Sì, questo sì. Sì, non si è curato troppo della rimanenza della 15, quanto piuttosto la rimanenza. Comunque è sempre in zona, insomma, il 15 è fattibile da lì, ecco. Non riesce a lasciargliela nascosta, no. Zambonin. Sicuramente il suo intento era quello.
Gioca sulla 14. È calata un po', un pochettino, ma comunque è a centro buca, quindi insomma è abbastanza buono. Gioco che si è messo favorevolmente a disposizione, direi, del romano. Sì. Anche perché soprattutto ha un trenino di 3 biglie Zambonina, adesso diventano 2 perché toglie la 2, ma il suo cruccio principale è ovviamente la biglia nera, la 8. Eh sì, deve fare qualcosa e abbastanza in fretta, perché sennò Pandolfo rischia di prendere troppo largo e non lo si recupera dopo. Adesso 3-0 la vedrei davvero difficile, un po' presto adesso, ecco, per parlare di 3-0. Questa l'ha presa un po' grossa. Sì, eh? Un po' grossa e un po' troppo animata anche, secondo me. Se tirava più pianino restava più piazzato il 15, però insomma... Sì, mentre sul tiro precedente, che mi sembrava un po' troppo sostenuto, mi sono ricreduto, qui invece mi sembra proprio che gli sia scappato. Però non vorrei sbagliarmi, ma forse è immessa sull'8. Ha voluto proprio non fargli vedere l'alzata dell'8. No, niente, lo vede. La vede? Male, ma anche vede. La vede male perché c'è rimpallo. Rimpalla. Quindi fondamentalmente il tiro di prima non era del tutto sbagliato. Ecco. No. Beh, tiri proprio sbagliati da parte del giovane. Pelo di palla, proprio una porzione sottilissima della 15. Riesce però ad andare a nascondersi un po' dietro la 1. Ecco, ricordiamo, la 1 oltre ad essere neutra, quindi non valida per le imbucate. Non si può neanche toccare durante il gioco, diventa fallo. Quindi non la si può usare né per le carambole né per i calci, insomma bisogna evitarla, se no è fallo. Andrà a piazzare il 12 in fondo, esattamente, si sta costruendo il gioco pian piano, avere le palline sulla buca vuol dire tanto. Mi piace la visione di gioco e devo dire anche la calma con la quale Antonio Pandolfo sta conducendo sicuramente questa finale, nonostante l'età, comunque nonostante l'età, una notevole esperienza sul tavolo, nonostante sappia che gli serve assolutamente vincere la tappa, non solo per vincere la tappa ma per la soddisfazione più grande di aggiudicarsi il primo titolo dei nazionali dell'8-15. Sì, si può dire che entra nella storia, perché sarà per sempre il primo nome dell'albo, anche se a 25 anni c'è ovviamente da augurargli e da prefigurarsi che c'è tanta strada da fare, certo. E poi è bello anche quando insomma sono i giovani che che prevalgono. Nessuno farà il tifo contro Zambonin, è chiaro, però tanto. Detto quello, diciamo che tra un veterano però, e un giovane, uno, visto che il futuro è il giovane, ma due generazioni a confronto su una finale è stupendo, però questo sì. No, ma difatti è bella l'eterogeneità di questa finale, due scuole, la laziale e la veneta, e poi soprattutto due differenze di età. Vediamo, cerca di andare sulla 14. Va a sfiorare, bravo, sì. E in colla la bianca, la sponda anche, ecco. No, guarda che trattamento della biglia battente da sicuramente parte di Pandolfo. Un'ottima misura nel tiro. Andrà ad alzare la biglia numero 2, sia per cercare di nascondersi, e sia per, è rimasto un po' corto per rompere un po' lo specchio della buca al 15, ma è rimasto un po' corto. Allora, di nuovo sulla 14, ancora una porzione sottile. Presa di sponda biglia qua, olio un po' calata. Beh, le problematiche per Zambonin sono rimaste intatte però, Ma adesso non riesco a capire da questa posizione se vede la biglia numero 7, forse tu sei più in linea. Mi sembra di sì. Perché se la vede penso che ci stia anche l'8, quindi se la fa con un po' di colpo a scorrere, no, decide di fare un altro tiro. Si nasconde ancora dietro 5. Sta giocando un po' di attesa Zambonin. Sì, in attesa dell'errore dell'avversario. Sì, ci può stare in una situazione così, perché l'obbliga a tirare l'11, per esempio, è l'unica biglia visibile. Sì, questa è stata una difesa molto bella da parte del Veneto. Oltretutto ha anche avvicinato la 5 alla sponda, ecco, centrale. Consideriamo che Antonio deve portare via anche la bianca dalla parte bassa del biliardo, perché sennò invece decide di provare a ostruire l'8, ma passa oltre.
È un tiro molto difficile quello che ha cercato di fare Antonio Pandolfo. Sponda e palla per imbucare la 5 e ci va. Però si è chiuso un po' la strada. Ma sì, per perché si è appoggiata alla 6, quindi. Adesso deve stare attento perché Antonio ha due cartucce qua da sparare in basso. Quindi non deve mica sbagliare questo tiro qua, sennò perde il colpo. Allora, imbucare la 7, cosa che riesce. Bravo. Giocatore che si esalta nelle situazioni più difficili, l'abbiamo visto in semifinale invece sbagliare due diverse chiusure piuttosto semplici. È un controllo, sì, è andato troppo lungo, è andato a incollarsi e ha permesso all'avversario di chiudere facilmente. Però insomma, ha recuperato dopo. Sì, adesso la 6 ci passa, ci passava, ma purtroppo la presa troppo fine. Troppo fine, ha preso i due pali. Troppo fine, vedete, guardate qui il replay. Ah sì, peccato perché... E ha graziato Pandolfo. Adesso va con la 12. Il problema è che quella posizione lì, vabbè, che non credo lo sfrutterà, però crea un appoggio. Caso in cui Antonio sbagliasse prendendo la fine, va giù comunque perché c'è l'8 di appoggio e anche il 2. Attenzione, però penso, l'appoggio, c'è la 1 che dà fastidio. Penso che la tirerà di retta. Allora il tiro di tirarla diretta è giusto perché non muovendo l'otto da lì è difficile portarla dopo nella buca opposta, no? Però si corrono questi rischi qua. E adesso Zambonin però commette fallo. Sì, commette fallo, però ottiene il risultato. Sì, penso che sapesse già di commettere fallo. Sacrificava la battente per portare il 15 in fondo al biliardo. Che è totalmente sensato, sì. Giustificato da quell'errore invece abbastanza vistoso di Pandolfo, direi due errori consecutivi, perché il primo errore è stato di Zambonin sull'8 e dopo gli è andato dietro Antonio. Andiamo a piazzare. Un po' in sponda corta, ma comunque è alto quei 2 centimetri, 3, che gli permettono di poterla tirare. Adesso probabilmente tenterà anche Antonio una cacciata. Bravo. Intanto la 11 ritorna sulla linea di mezzeria. Sì, quando le biglie sono in mezzo al tavolo sono sempre comode. Tutto buono, deve fare, sia da una parte che dall'altra. Sì, hanno smontato il gioco che avevano costruito in diversi tiri. Zambonin ancora sulla 3. Stavolta in buca. Va un po' lungo perché secondo me voleva tirare una sponda in mezzo. Un traversino invece va un po' lungo, tirerà penso il 2 sponde a questo punto. Adesso infatti, si tratta di lavorare un giro. Ecco, l'ho portata in mezzo al tavolo, insomma, può anche andare bene. Adesso tocca a Pandolfo risistemare la situazione per la sua 15. Sì. È che dà il 2 da tirare, che però... È un pochino corta. Ma tirando il 2 si rischia di non farlo e di dare il 15 all'avversario, quindi c'è da pensarci bene come tirare adesso. La tira per non darlo, ma lo dà lo stesso. È rimasto corto con la bianca. Stavolta Antonio Pandolfo ha la possibilità di nuovo, la seconda volta, di imbucare la 15. Mamma mia. E sbaglia anche la seconda. Consideriamo forse un po' di agitazione per tutto quello che c'è in palio. Però. Un po' troppo in fretta, forse si è dato il tiro. Stavolta l'ha sbagliato anche in modo persino più grossolano di quella precedente. Anche perché gli consentiva di prendere un ottimo vantaggio, vero? Sì. Ecco,
andiamo a... Già, è già il secondo, seconda biglia di Pandolfo che viene imbucata di carambola da parte... E c'è anche un po' di fortuna Zamonì che sì, si è andato a nascondere molta quasi fortuna, completamente, anzi completamente in maniera diretta, dietro la 4 utilizzata per bruciare, diciamo, l'appoggio di Pandolfo. Adesso bisogna decidere da farsi, perché con Bianca in mano l'otto è tirabilissimo. Quindi sì, bisogna cercare di prendere biglia in qualche maniera. Opterà per una sponda sull'11, credo. Sì, beh. O sul 15. No, sul 10. La prende la 10? Sì. Bravo, molto bravo. Si è riscattato, insomma, dall'errore brutto in precedenza, che gli avrebbe consentito di portarsi agevolmente sul 3-0, invece si allontana un po'. Comunque partita ancora in bilico. Molto equilibrata, molto equilibrata. Zamboni in cura la bianca, cercando di portarla il più vicino possibile alla sponda corta. Non è riuscito ad attaccarla, quindi biglia abbastanza facilmente lavorabile. Sì, però comunque è sempre tiro lungo che comporta diverse variabili. Si tenta un cazzo e riesce, bravo Antonio. E ci riesce a portare via la 8. Sì. Zamboni dovrà cercare... Bravi a portarsi via la 8 e la 15, un po' meno. Il fulcro del gioco è proprio l'obbligata. Si dice che è fatta l'obbligata a metà partita... Sì, anche perché costringe l'avversario comunque a dover indirizzare la propria obbligata nella buca contrapposta, quindi anche di sbilanciarlo. Sì. In questo caso le due biglie obbligate continuano a insistere sullo stesso lato del biliardo. Perché cercano uno di fregare la buca all'altro, no? Invece altre volte molto prima viene risolta la questione della biglia obbligata, per cui... Dipende da come si aprono all'inizio dopo la spaccata, dipende da tante cose. Non bellissima questa, no, spaccata. No, non particolarmente. Antonio Pandolfo sulla 10, le imbuca con molta sicurezza. Adesso allora c'è la possibilità, la sua, no, non si dedica, sì, la sua terza occasione, ancora in finezza, ancora morbida, ancora cross, no, e stavolta fa... c'è un piccolo gesto liberatorio da parte di Antonio Pandolfo, che al terzo tentativo al fin è riuscito. Ha provato a guardare se tirando l'11 di misura verso la buca dava la possibilità a Zamonin di tirare lo sfaccio sulla buca centrale. Ha visto che più di tanto. Bravo. Per la 11 e adesso va al tiro conclusivo, dichiara la buca. Ha preso coraggio e sicurezza. Sì, si è sbloccato. La biglia obbligata aveva un peso. Aveva bloccato un po' dal punto di vista psicologico. Morbida la 1. Sembra che ci quasi, sia. Ma no. No. Invece no. E sponda corta, che non è mai, come dicevo prima, una bella situazione. Perché adesso... c'è il 2 da tirare dentro o curare la bianca. Curata la bianca. Un po' corto questo tiro. Sì. Non dà la possibilità di partire in caso di tocco da parte di Pandolfo sulla biglia numero 1. Lo scopo di Zamboni era sicuramente portarla in fondo in modo che dopo un traversino potesse tirarla. Allora, visto che sono tutte e due vicino a sponda lunga, gioca di traversino, calcio di traversino. La prende e la mette molto bene, direi. Sì. Devo dire che stava quasi anche per imbucarla, devo dire. La giocata molto bene. Sì, la direzione era buona, dopo sai. Essendo strette queste buche, non è facile, a differenza della... Sì, c'è da dire anche quello, sono un po' strettine. Si caccia e caccia bene. Vediamo con la bianca come si posiziona. Insomma, non si posiziona male, anche se ancora deve terminare la sua corsa. Sì, diciamo che poteva andare peggio, ma sì, anche meglio. Sì, alla fine sono sulla stessa direttrice lunga, in effetti. Per Pandolfo non è proprio facilissima. Non è facilissima, ma può tirarla senza troppi timori, perché
con l'otto fuori è difficile recuperare questa partita qua, però ancora riportarsela davanti alla buca, è sempre però verso la spondina corta. Adesso vediamo cosa ci... Certo, per Zambonin la situazione è molto dura, sia per il punteggio che la situazione sul tavolo. Soprattutto perché la 8 è proprio attaccata a sponda e oltretutto è attaccata alla sponda contrapposta, cioè manco dire che è la sola sponda giusta. Certo. Però ho visto Zambonin uscire anche da questa situazione qua. Ah certo, un giocatore di 60 anni di esperienza ne ha sicuramente tanta. Adesso giocherà una messa, quindi cercherà di nascondersi dietro la 4 e così esattamente riesce. È costretto ad andare di sponda. Sì. Di calcetto. Calcio di traversino quindi per Antonio Pandolfo. Vediamo, sembra larga. Sì, sembra larga. Fallo, bianca in mano. Il problema era la buca, sai? Perché certo. L'angolo... Ha dovuto infatti controtagliarla un po', ma sì, non è bastato. Non abbastanza, perché comunque è passato molto vicino all'invito della buca centrale. Quindi rischiava di imbucare. Situazione ancora del tutto a favore di Pandolfo, certo. Però... Deve risolvere il problema 8. Allora, intanto la 4, che però gli torna sfugge un era. Po'. Perché ha voluto curare la bianca per tornare lì, no? Per non dar sotto il tiro diretto della 1. Sì, in realtà è un po' corta la conduzione della battente, per cui vede la biglia Pandolfo. Sì, vede, ma comunque non è semplicissima, perché può subire il calo, soprattutto a questa velocità qua. Però, ecco, imbucabile. Se larga... È imbucabile, cioè... chiude, 3-0. Sì, devo dire bello questo gioco, anche però insomma era una di quelle sorte di Mission Impossible da parte di Zambonin. Sì, era difficilissimo. Doveva o provare lo sfaccio da bianca in mano adesso, provare lo sfaccio dell'otto che poteva starci, però o lo faccio o ho perso. Invece ha provato a piazzare il 4 e tornare verso la messa, quindi a nascondersi piazzando una biglia. Scelta sicuramente buona, però l'esecuzione leggermente meno. Allora, si rispacca. Rosario Artistico a sistemare la bianca, il sembra triangolo. Posizionata esattamente al centro del biliardo, che sarebbe carica lo di scopo, effetto, lo scopo di ogni spaccata, in modo da avere... Sì, in modo più di possibilità poter possibili. Allora, le strisciate? Se non fosse altro che la 10 era proprio lì davanti all'invito. Ma si tende a fare e poi la 15 è oltretutto un pochino più vicina alla sponda centrale della 8. E adesso andrà sicuramente per prendersela. Difatti. Beh, deciso il tutto per tutto, anche perché non può più commettere errori. Sì, ora deve tirarla per forza di pelo, molto fina, perché di prima non credo che ci stia. L'ha tirata. Ha giocato di traversino, la buca centrale è però viene larga, appunto. Non ci stava molto comoda. Anche perché adesso poi c'è la 3 che è andata sotto calcio, anche sì. Sento un po' azzardata questa cosa di Zamoni. Ecco l'uno la entrato, ma non e è fallo, non è fallo, va solo riposizionata sull'acchitto. Ora c'è la 14 che potrebbe ostruire. No, ci sta, passa bene. Ecco, avesse ostruito, il 14 va rimosso, l'uno va nel suo posto e il 14 va messo verticalmente in linea a 2-3 mm. Autogol intanto da parte di Zambonini, che si allontana e non di poco la propria 15. Ma più che allontanare, secondo me l'ha voluta liberare un po', perché era intirabile dove era, no? E adesso proverà sicuramente a fare il gioco.
farci appiazzare in mezzo, scusate, in angolo. Difatti. Sì. E poi a piazza la 13 la in questo strisciata. Gioco è molto importante apparecchiarsi di tavolo, diciamo, crearsi le partenze per il giro di biglie. Antonio invece fa la medesima cosa dall'altra parte con la 2, rimettendo la bianca al centro. Vediamo Zamboni cosa. Per entrambi c'è ancora parecchio da fare per. Sì, c'è un gioco abbastanza chiuso, soprattutto nella parte alta del biliardo, dove vicino alla spaccata c'è un grappolo di biglie lì che comunque devono essere piazzate. Allora, a proposito di apparecchiature, invece in questo caso finisce proprio in buca la 5. Antonio forse non adesso pensava, No, no, infatti non voleva. No, però, insomma, poco male, sposta la 9, rende giocabile il 7 e fa gioco comunque. No, anche dal punto di vista tattico è sicuramente un ottimo giocatore Antonio Pandolfo. Comincia a risentire un po' della pressione perché si avvicina il momento, diciamo, di gloria, quello del titolo, il primo titolo dei nazionali. Vediamo se andiamo a piazzare la 8 qua. Sì, però. No, perché è chiusa dalla 12. Rimpalla nella 12, anzi, fa sbucare un po' fuori la 15, rendendola leggermente più giocabile. Sì, non di molto. No, è la situazione. Non di molto. No. Però è fuori dall'ombra del 3, che prima invece. Vediamo adesso se sceglie di usare la 7 per andare. Credo di sì. Credo sì. Di sì, la 7 in centrale, ovviamente. Per scivolare sotto e cercare di alzare, niente. No, sfiora. Cioè sfiora. Passa in mezzo. Passa tra la 3 e la 4. Come si dice, è passato dal buco della serratura. Era difficile, Poteva contare sull'assistenza di diverse biglie. Allora, di carambola, ma non finisce la 6 in buca. Per un soffio proprio, perché. Che era quello che gli serviva, invece certo. Stavolta serviva imbucare perché poi poteva pensare alla 8. Zambonin va a togliere la biglia dalla buca. Anche se. Sì, non si è semplificato, perché si è portato via una sua biglia. Risolve in carambola, quindi. Il 2 sulla 6, finiscono tutte e due. Cosa non voluta, credo, no. E non gli porta neanche molto vantaggio, era meglio che restasse sulla buca quella biglia lì. Però insomma. Beh, intanto ne ha levate due, comunque un passo. Tira ancora avanti lui, quindi. Adesso può lavorare la 8, può dedicarsi, ha sgombrato il campo, gioca questo sfaccio, porta sulla linea di mezzeria. E cerca di nascondersi, ma è un pelo corto. Però l'intenzione è molto buona. L'intenzione sì, una bella intuizione. Vediamo che ragionamento. Tira sulla 15, la tira di prima, a piazzare centralmente, però mi sa che sono un po' lunghi. Un po'. Non voleva restare corto di bianca per dare sotto. Lunga di mezzo metro in questo caso. Non si è riuscito a semplificare la vita. E incomincia ad andare un po' in affanno Zambonin, La situazione sì, è davvero difficile. 3-0, l'avversario comunque meglio piazzato anche in questa quarta partita. Psicologicamente questo gioco qua è abbastanza ostico. Deve trovare una soluzione qua. Con la 4 vicino alla buca, Antonio, diciamo che con la bianca può andare a prendersi l'otto in qualsiasi momento. 9 per Zambonin. No, anche qui non mi ha preso la porzione sbagliata, rimpallano le due biglie. Adesso vediamo se Antonio decide di prendere il passo o aspettare un attimo, ma
Mi sembra il momento giusto per colpire l'avversario che è entrato un po' in difficoltà. Sì. 4 per Antonio Pandolfo. Ne ha preso. No, ma era rimasto era anche corto male. Comunque. Anche l'avesse fatta rimaneva corto Pandolfo. Ma era partita male, si vedeva. Era proprio sbagliata la direzione. Questo riapre un po' le danze. Sponde palla. A piazzare. Non sempre tanto un po' bene, forte. Non tanto bene no. Piazzata. No, non riesce a trovare, a sfruttare l'occasione che in questo caso Pandolfo gli aveva. Si tratta di riposizionare la 4. Ancora ha preso la porzione sbagliata. Secondo me Zamboni tirerà il 15 di traversino adesso. Beh, anche perché è il caso di puntare al tutto per tutto, c'è poco da fare calcoli. Vediamo se arriva. Stretto. Tiro buono, anche la forza. Antonio, vediamo se spinge o se piazza. Ha due scelte. Qui c'è la 3 e la 4. Allora, consideriamo che tirando la 3 piano rimane in messa del 13, che è la biglia piazzata di Zamonin, che è quella che gli permetterebbe di andare a prendere il 15. Però può anche decidere di forzare per prendere appunto in mano la situazione, vediamo. Decide di forzare. Sì, sì. Forte, però, spingere però, via anche la 15. Un po' sfortunato, credo. Sì, la prende fine. Vediamo, credo che non la veda bene. Se la vede, la vede male, credo. Sì, non la vede purtroppo. Non credo che la veda da fare. No. Ancora 4, però allora lì sì, si gioca il tutto per tutto. Perché dopo quando si rimane vedovi, il termine biliardistico. Nel senso che non ci sono più biglie, ma soltanto l'obbligata spigolatura. Spigolata della 4. Beh, vista la bianca ti dirò meglio così, perché se rimaneva solo con l'8... In questa situazione era molto molto difficile portare a casa la partita. Col 4 ancora in mano può far gioco. E 9. Ha tentato un doppio gioco. Sì, cosa che gli è riuscita. Anche discretamente, sì. Questo è uno dei migliori tiri dell'ultima parte di questa quarta partita, da parte di Zamboni. Magari... Stiamo per assistere a una resurrezione. Sì, era un po' in bambola, però adesso devo dire è venuto un po' il braccino corto al giovane Pandolfo, che si potrebbe definire la paura di vincere. È un botta risposta di nervi. Sfiorata. Tiro non facile, eseguito quasi bene. Sì. Però bianca, fastidiosa, perché... No, dai, vede il 9... Zambonin, sponde palla. Sì, no, non vuole spingere, aspetta un po'. Adesso sulla carta è avanti Zambonin. Perché ha biglie piazzate, il 15 messo bene e tra l'altro è in messa anche per il 4. Ma ne esce molto bene, bravo, Antonio, molto bravo. Bene. Sempre sponda corta, sì, però insomma già prenderla sì, sponda sì. Così no, bene con la porzione giusta La partita giusta sì. Adesso dovremmo via la 14 a correre dall'altra parte perché c'è sempre la 9 come pratica da sbrigare. Adesso diciamo che può fare un po' quello che vuole perché ha due biglie sulla buca, il 15 molto vicino, insomma deve solo scegliere dove partire e dove finire. Allora, 13 in buca, okay. Poi si tratta di centralizzarsi per o la 12 o la 15, no, ma è la 15, la 15 che ovviamente si toglie il pensiero. Che è quella che è più scotta come biglia. Eh sì, e da una posizione di svantaggio un paio di errori da parte di Pandolfo hanno rilanciato. Basta veramente poco in questo gioco per ribaltare le sorti di un incontro. Controllo abbastanza buono. Sì, direi di sì. Beh, direi sì.
Adesso è proprio nella posizione per chiudere. Sì, non credo che forzerà, ma la poserà lì e poi tirerà penso l'1 dove c'è il 4. Ma anche centrale in realtà. Dichiara in centrale a sinistra. Allora, tiro per il 3-1 da parte di Zambonin. Cristiano Zambonin ha la possibilità di accorciare le distanze. Sembra che ci sia. E c'è. 3-1. E c'è il 3-1. Da un lato, posso dire meglio così, ci sarebbe spiaciuto insomma di chiudere il racconto della nostra sfida in soli 4 set. No, abbiamo la possibilità di vedere ancora questi due ottimi giocatori esprimersi. Ecco, sicuramente Antonio sta pensando a quei 2-3 errorini che hanno permesso a Zambonin di portare a casa questa partita e anche sì, di diciamo, prendere un po' di coraggio. Diciamo perché... che è stato l'artefice suo più che la bravura di Zambonin, che si è ripreso sicuramente, sì, era sì. Un po' in bambola, però appunto se non avesse commesso quegli errori Antonio Pandolfo, Zambonin oramai aveva già il pensiero non aveva la alla premiazione di recuperarla. Oltretutto, anche dal punto di vista della classifica, non è nelle prime posizioni. Zambonin, da un lato, aveva anche un po' mollato, ma no, però quello che si diceva prima di essere i primi a vincere la finale nazionale della categoria nazionale della storia, vale anche per Zambonin questo. Perché Antonio Pandolfo mira a vincere di campione nazionale anche sulla base della classifica, ma comunque qua si parla sempre di finali, in conseguenza certo. Insomma tutti e due hanno qualcosa per cui combattere coi denti. Allora intanto la 11, la rossa strisciata è finita. Ecco, ricordiamo che le biglie imbucate in spaccata non sono valide, o meglio non sono valide per definire la serie, bisogna comunque confermarla col proprio tiro. Certo, però questo è un'indicazione che ovvio che se ne è imbucata una strisciata è più facile pensare che possano essere le strisciate, ma non è così. Anche perché bisogna vedere come si sono aperte, perché se va giù una strisciata però le biglie piene sono posizionate in maniera più favorevole diciamo che l'imbucata in spaccata non viene molto considerata. È un elemento, ma non. Infatti, in questo caso Pandolfo avete provato a imbucare la 3, la rossa. Sì. Allora, la scelta comunque alla fine è quella, perché sceglie Zambonin, sceglie le piene. Esatto. Anche perché facendo la prima biglia hai già pareggiato i conti. Quindi. Subito, violentemente, per la 5. Ora tirerà la 6 al centro per scendere e provare a posizionare l'8. Ci assomiglia, ma no. Spigolo. Comunque pare rivitalizzato Zambonin dalla quarta partita. Sì, decisamente. E Antonio non deve sottovalutare l'avversario. Perché... Errore. Voleva imbucare o portare comunque la biglia all'avversario? Non è riuscito a imbucare, non so se era proprio così nitido lo spazio disponibile. Sicuramente portare via la 6 all'avversario. No, invece un po' in catalessi sembra che sia entrato il romano adesso. Va a momenti. Una bella alzata, se si ferma sul 4, sì. Bella. Molto giocabile l'8. Sta giocando bene Zambonin. Sì, anche perché un calcetto con l'effetto da lontano, insomma. Non un tiro elementare. Ecco. Abbiamo visto parabolare quella biglia, giusta la forza, anche la quantità di effetto dato. Sì, sì. Allora, si tratta di portare la 15 verso la buca centrale o in buca larga. Centrale. No, la imbuca. Bel tiro da parte di Antonio. E... è quello che potrebbe essere la svolta, perché sì, questo pesa. Dopo un momento di difficoltà, adesso chi lo sa, potrebbe sbloccarsi. Resta comunque c'è un gioco un po' difficile sulla parte centrale del biliardo, dove sono ci sono i grappoli di biglie da risolvere. Va a piazzare la 7. Per chiudergli la 12 in realtà però gli lascia
buco. Sì, difatti. Anche se cambia opzione, Pandolfo va sì, per perché così buca. Cura la bianca dall'altra parte del tavolo. Gli dà veramente poco gioco. Forse vede la 8. Da qua facciamo fatica a realizzare. Ma... Certo, quel tiro della 15 nella buca centrale. Vede la 8 e lo tira bene anche, perché ha tirato bene questo. Va nella parte libera. Un po' lunga però. Però c'è l'appoggio del 6, quindi è sempre tirabile. Sicuramente è un po' lunga, ma meglio lì che corta. Ah certo, corta sarebbe stata proprio chiusa, invece così può contare sull'appoggio. Esatto. Comunque dopo un inizio in difficoltà, la 15 in buca ha pareggiato i conti, quindi giocano alla pari adesso. Sì. Tratta soltanto la biglia battente, perché la 9 comunque rimane lontanissima da ogni buca. Tiro d'attesa, piazziamo la biglia davanti alla buca e creiamoci le partenze. Allora, posizionata la 12, adesso il problema sono la 10 e la 15, cioè la 10 e la 14. Ma penso che intenda usare una delle biglie vicine alle buche per sfruttare l'uscita e andare a liberare. Non vuole sprecare tiri per liberare le biglie, però vediamo un po' che piani ha in mente. Vediamo Zambonin se aspetta ancora o procede. Procede sulla 7. Corto però. Voleva andare dietro l'8, credo. Sì. È rimasto un po' corto. Molto corto. Ma non era un angolo proprio favorevole, quello lì bisognava spingere parecchio. Forse era il caso di aspettare un attimo, però piazza la biglia e caccia. Piazza. Quindi, la 3 e via la 12. Direi che ha rimediato elegantemente la cosa. Sospiro di sollievo, di nuovo situazione in grande equilibrio, si cambia gioco, la 12 continua a spostarla, la porta ancora un'altra buca lungo la diagonale, a chiudere si appoggia sulla 1. Penso che andrà a posizionare la 3 vicino alla buca. Ecco, queste sono ovviamente scelte, non sono errori, non stanno mirando alla buca, no, ma stanno curando. Non vi erano dubbi su questo. Sono numerosi problemi, 14 e 10 per Antonio Pandolfo. Sì, una partita del tutto aperta. Ora penso che andrà sull'8 Zamboni, perché deve comunque provarlo. Avendo Antonio due biglie abbastanza bloccate, deve esporsi un attimo. Piano. Tirato un po' piano, ma ha giocato proprio a metterla davanti. Ci sta, lo mette scomodo, lo fa tirare sotto sponda. Sì, però in realtà gli dà la possibilità di risolvere il problema. Era difficilissimo quel tiro lì, è molto improbabile anche. Sì. Adesso sfugge il controllo, ne prende una porzione grossa. Adesso Zambonin ha una bella occasione di prendere. Stavolta c'è, per la 8 c'è. Bravo. E difatti può contare dell'appoggio sulla 6. Sì, l'ha spostata un po', però insomma la 6 c'ha un bel appoggio là in fondo sul 12. Vediamo se lo sfrutta. Penso proprio di sì, se l'ha tirata così. Sì, poi Pandolfo c'è anche un problema della 12. Aia. Però piazza la 4 involontariamente e la 1 va a ostruire il passaggio della 13 in buca. Diciamo un tiro decisamente positivo. Molto fortunato. L'ha rischiato un po'. Allora, si porta via la 1. Sta cercando di rimediare Antonio Pandolfo, ma va in seguimento del gioco dell'avversario. È Zambonin che adesso sta conducendo. Sì, anche se da questa posizione penso che riesca a fare non molto, perché... vediamo, è abbastanza passa nascosto. Proprio in corridoio. Allora sì. Ha rischiato di finire la giocata bene, si è preso qualche grosso rischio di finire in buca, di commettere fallo. Però a questo punto qua devi
ragionare sul fatto che devi piazzarti le ultime biglie per andare alla chiusa, la bianca in buca può essere un sacrificio che deve essere fatto per risolvere la partita. Non vuole che finisca in buca, Antonio. Pandolfo non finisce. Ora vediamo se va a liberare il 6, credo di sì, perché il 4 è abbastanza fattibile. Il 6 è un po' è nascosto dal 10 per la buca d'angolo. Sì, lo porta verso la buca, sapendo ovviamente che non ci passa. Però si mette in una buona posizione. Ottima posizione. Conta, centro buca, sulla deviazione sì. Da parte della 10. E bianca accurata, però, perché tirare da attaccati a sponda non è mai... Non è mai della posizione più auspicabile. No. Pandolfo, sulla 14. Stesso discorso. Quella buca sinora non gli ha portato bene. Ci ha portato... Però ha fatto un bel piazzamento. Adesso sì, ma l'avversario poi gliel'ha sempre portata via. Va per lavorare la 4. Tira bene. Anzi, per imbucare la 4. Bene, Zambonin. Adesso deve decidere se mettere la 6 davanti alla buca e aspettare un attimo o andare a prendere l'1, ma dove tirarlo, che ci sono due buche tappate. Vediamo. La tira. Non è fortunato. Ma non so se voleva farla proprio. Vediamo. Perché l'1... Certo, da quella posizione in ogni caso con l'1 che ci facevi? Nulla. Allora intanto imbuchiamo la 12. Anche perché adesso Pandolfo deve dare un'accelerazione al gioco. Ancora tante le biglie sul tavolo. Sì, adesso proverà la carambola e credo che riesca ad andare in messa con l'1 per il 6. Vediamo. La 9 sulla 12, non però fortunatissimo. È uscito anche dalla messa. La 6 è visibile. Non di sponda solo diretta, ma è visibile. Sì. Sforza il tiro Zamoni. Bravo. E con l'effetto giusto va anche a prendersi bene l'1. Complimenti. Bravo. Bel tiro. Eh sì. Ah, stavolta devo dire che questo gioco se lo meriterebbe ampiamente il veronese. Vediamo dove decide di distruggere il gioco dell'avversario. Sicuramente lì sulla 13, ma questo è il rischio, lasciare lì la 9. Tra l'altro l'1 si piazza centralmente, quindi rimane solo il 10 da fare. Sì. Non è piazzatissimo l'1. No, però potrebbe chiudere. Potrebbe essere. Ma Pandolfo ha una chance non semplice, perché deve imbucare 4 biglie tutt'altro consecutivamente, ma ha la possibilità di chiudere. Due sono ben piazzate, la 9 e la 14 e la 10 è il problema. Considerando l'1 non proprio fatto, potrebbe anche decidere di aspettare, ma non mi sembra perché parte da quella lì, quindi... Attenzione a come si lavorano le biglie. Adesso sta guardando se tirando piano la 10 dà un tiro facile all'avversario e credo che la tirerà piano perché insomma sì. Dopo con due biglie sulla buca dalla posizione conviene pensare alla blu strisciata, quindi alla 10. Sì, sì, portarla o fa, cioè tirare sempre a imbucare, però ma anche vada lasciarla davanti alla buca. Ce la fa a imbucarla, si posiziona bene per la numero 9. Adesso vediamo come va a prendere l'1. Il 50%, come si dice, metà dell'opera fatta, 2 su 4 le imbucate, non ci sono particolari problemi per la 9, il vero problema adesso è la rimanenza per poi cercare di imbucare la biglia che gli consentirebbe di vincere il titolo italiano. Allora, anche vediamo. Perché la 1 ha un'apertura di buca che è abbastanza stretta così sulla diagonale, rischia molto il paletto. Beh, bravo però, si è posizionato quasi al meglio che si potesse fare. Si è posizionato bene. E che la 1 è molto laterale rispetto alla buca centrale, quindi dichiarata. Dichiarata al centro, vediamo. Stecca che pesa un pochino di più. Si tira un lungo respiro e poi si inspira, perché questo è il titolo che potrebbe consegnargli il titolo di campione italiano, vediamo. Non arriva. E dà un tiro non bruttissimo all'avversario. No, un tiro abbastanza semplice. No, semplice. Qua si rischia veramente tanto, nel senso che se non la fai è facile che ti scotti su questo tiro qua. Puoi rischiare il rimpallo o puoi rischiare il ganascio della buca e quindi piazzarsi di là. Però diciamo la tirerà obbligato. Sicuramente. Sì, ecco, obbligato. Zambonin per il 3-2. Bravo. E arriva.
e si va alla sesta partita. Come vedi, i piccoli errori dopo si pagano. Beh, questo è quello giocato meglio dal Veronese, quindi devo dire ci sta, anche se poi nella parte conclusiva Pandolfo aveva quattro biglie da imbucare, è stato bravo con te. È stato bravo, era difficile l'uno, era molto difficile. Un attimo breve di pausa, un break qui dalla sala autorità dello Stadio Olimpico di Roma e ci ritroviamo tra pochissimo per la fase finale della finale. A tra poco. Pubblicità. Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. Con Biochetasi puoi contrastare difficoltà digestive, iperacidità, nausea gravidica. Biochetasi, pronto intervento per disturbi gastrici. Quando armonia e stile disegnano i tuoi spazi e le geometrie raccontano il mondo in cui vorresti abitare, è qui che il design ha il suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere. Enoch sta diventando cieco. Ma questo bimbo di soli 2 anni non sta soltanto perdendo la vista, sta perdendo il suo futuro. Presto Enoch non potrà più vedere la sua famiglia o giocare con i suoi amici. Non potrà più andare a scuola. Nei paesi più poveri del mondo, se i bambini diventano ciechi, il loro mondo diventa più buio e solitario. E così le loro vite. Non potendo andare a scuola, affrontano una vita di povertà e solitudine. È terribile. Ma la verità è che questi bambini non dovrebbero diventare ciechi. Tu puoi far sì che ricevano le semplici cure che gli permetteranno di vedere di nuovo, che gli ridaranno indietro la loro vita. Devi solo chiamare l'800-191940 o visitare il sito e donare 5 euro al mese adesso. Con il tuo aiuto, questi bambini possono avere l'operazione di cui hanno disperato bisogno. Tu puoi aiutare a procurare le medicine che combattono infezioni dolorose e puoi aiutare a garantire ai bambini visite agli occhi prima che comincino a diventare ciechi. Chiama l'800-191940 o visita il sito e dona 5 euro al mese, ora. Con il tuo dono un bambino potrà fare qualcosa di meraviglioso, come tornare a leggere di nuovo. Tu puoi ridare a Enoch la vista e la sua vita. Grazie. Ghibli, la soluzione ecologica per il diserbaggio termico. Grazie al potente getto di vapore Saturo, permette l'eliminazione delle erbe infestanti in sole 24 ore. Rispettoso dell'ambiente e delle superfici delicate, agisce in maniera diretta e mirata, raggiungendo anche gli angoli più nascosti per un risultato immediato e duraturo. Ghibli, made in Italy. ...176 ciclisti alla partenza... ...21 tappe a disposizione... ...la caccia alla maglia gialla... ...è aperta... ...ogni giorno su Rai 3 e su Rai Sport... ...rubriche dedicate... ...interviste... ...approfondimenti e notizie in tempo reale... ...della corsa a tappe più famosa al mondo... ...e poi... ...le radiocronache su Radio 1... ...e le dirette sul web... ...per seguire la Grand Boucle... ...ovunque voi siate... Ogni giorno il Tour de France corre sulle reti Rai. Le migliori squadre europee di calcio Under 19 si sfidano. Obiettivo, il titolo continentale. L'Italia va a caccia di un successo che sfugge dal 2003. UEFA Under 19 Championship. Dal 16 al 29 luglio su Rai Sport più HD. A 5 anni dalla sua scomparsa, la Rai ricorda il gesuita padre Paolo Dall'Oglio, rapito a Racca il 29 luglio del 2013. Una figura che ha sempre creduto nella forza del dialogo e nella speranza di un futuro migliore. Domenica 29 luglio, Ponti di Pace. 5 anni in attesa di padre Dall'Oglio. Di nuovo collegato.
collegati con la sala autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Due partite consecutive vinte da Cristiano Zambonin, adesso al tiro il Veneto, e ha riaperto un incontro che invece sembrava invece dall'esito ormai definito, sul 3-0 per il giovane romano, cioè Antonio Pandolfo. Siamo in pieno recupero. Pieno recupero. Veniamo a questa spaccata della sesta partita. Non mica tanto bene. Scomoda. Mica tanto bene. Vediamo il replay con la camera alta. Non bene, vanno a 3-3 le biglie o a coppie, non una bella apertura. 15-8, la cosa carina è che fanno da damigella da corona alla battente. Giro di perlustrazione per valutare il da farsi, si opta per la difesa, credo. Sì, va a prendere la 2. E resta lì con la bianca, tiro eseguito correttamente. Sì, non ci sono biglie, diciamo, così invitanti. No, si è anche nascosto per la 13, che era abbastanza... Sì, è l'unica proprio davanti, ma... Oddio, ne vede una porzione, eh? Adesso non se l'è sentita di giocare, probabilmente. È troppo lungo, però... Beh. Intanto porta a casa un buon 11. La scelta l'ha fatta. Anche perché adesso c'è la 12... La 12 forse conviene, esatto, piazzarla, perché dopo da lì non c'è molto gioco. Ha fatto la scelta più saggia. Zambonin, che come l'araba fenice è risorto dalle proprie ceneri, ma forse un pochino esagerato, però intanto porta via la 13. Otto-15, neanche dirlo, sono ancora lì. Piuttosto laterali, più o meno dove stavano, in spaccata sono rimaste esattamente dove stavano. Allora si piazza la 14, Antonio, e chiude la buca al 4 anche. E adesso penso che si andrà con la 5 sul 12. Diciamo che è stato fortunatissimo Zambonin, perché la 13 comunque è rimasta avanti la buca. Adesso ci riprova per la seconda volta a levargliela, non gli riesce. Rimpalla e rimane davanti alla buca. Oltretutto è aggredibile da sponda corta. Sì. Allora intanto si lavora alle 13. Antonio si sta costruendo... Sì, si sta mettendo bene il gioco. Sta apparecchiando la tavola. Anche perché questo è un po' frutto del fatto che l'avversario non ha spaccato propriamente bene. Vero. Vabbè, decide di imbucargliela. Sì, diciamo che la spaccata però è molto difficile da prevedere, nel senso che... ci sono un sacco di variabili che entrano in gioco, tra cui anche i rimpalli, quindi l'abilità nella spaccata sì c'è, ma fino a un certo punto, insomma. Stavolta non è piena su strisciate, ma è strisciata su strisciata, quindi si è imbucata una, si è apparecchiato la 10, sulla quale adesso arriva di sponda corta, sbagliato. Cioè. Sì, perché voleva prenderla direttamente, non di ritorno. Dà la possibilità a Zambonin di tirare l'8, che credo lo tirerà appoggiandosi al 15, infatti. Molto bella, bella, molto bella. E l'ha imbucata. Molto bravo. Bravo Zambonin. Tiro difficile e tirato molto bene. Vedete, con un solo tiro è riuscito a riequilibrare le sorti della sesta partita. Ho visto anche un po' di faccia sbigottita da parte dell'avversario Pandolfo, che non si aspettava questo estro. Ha fatto un discreto errore dopo aver imbucato bene. Fatto... Quello è vero, come si dice, ho sbagliato, ho subito. Tiro di attesa, ha liberato un po' le biglie, si va a piazzare un po' corto il 15, Vuoi portarlo vicino alla buca. Era per avvicinare una biglia, toccare la 14, ma soprattutto avvicinare la 15, cosa che ha fatto. Comunque la partita era iniziata con Antonio ben apparecchiato, adesso deve fare le sue. Un tiro ha cambiato proprio le sorti dell'incontro. Però scaturito dall'errore di Pandolfo. Sì, sì, d'accordissimo. Che aveva un bel margine di vantaggio di 3 partite adesso. D'altronde a questi livelli, si parla di massimi livelli di questo gioco, se si commette un errore ci si deve aspettare anche di pagarne un po' di conseguenze.
Intanto vedo che abbiamo seduto tra i posti a sedere a fianco un giocatore, un appassionato, che sembra il sosio del carambolista siciliano Antonio Oddo, gran maestro della carambola, il signore col cappello bianco. Allora, carambola sulla 4 e spentina al 15. In realtà non è riuscito a fare il gioco che voleva, Zambonin, perché però, le due biglie gliele lasciate lì. Però ha creato un bel danno al 15, perché mi era spostato dalla sponda opposta dove va. Ci prova adesso Antonio Pandolfo, ma ovvio che adesso gliela risposterà l'avversario posizionando la biglia battente dal lato giusto. Cerca di portare... gli ha fatto un favore, mi sa. No, il 15 va di là, eh? Ah, sì, giusto. anzi, tutt'altro che un favore. Mm-mm. Sì, in effetti continua a essere un problema, sta a 15. Si riporta giù. E la carambola molto difficile, quasi eseguita perfettamente. Sì, però la situazione si è complicata per Pandolfo. Zambonini, vediamo dove porta il 7, penso vicino al 14. No, ha spezzato la carambola, ha evitato che Antonio potesse fare due biglie. Sta giocando discretamente dal punto di vista sia tattico che tecnico Zambonini. Antonio vuole tirare le due sponde del 15 per portarlo verso la buca centrale opposta, però c'è il 7 che interferisce sul passaggio. Vediamo per cosa opta. Si cambia gioco. Sulla 10. Tanto viene chiamato il tempo. Ricordiamo che hanno 35 secondi per tirare, più un extra time a spaccata, quindi ogni partita. Sul primo tiro mi sembra che siano 60 sì, secondi. Sì, no? Sì, durante il gioco, però hanno solo un extra time di altri 25 secondi per un totale di 60. Qui Antonio è stato leggermente disturbato da qualche rumore. Giustamente si rialza e rivaluta la situazione. 14. Quella basta già pensarla in buca e ci finisce. E ora giocherà il traversino del 15, si è messo in un'ottima posizione che gli evita il rimpallo. Direi la migliore posizione che poteva crearsi, quindi bravo. Anche perché dovesse imbucare, viene dritto dritto per tirare il 9. Vediamo, tiro delicatissimo questo. È molto importante questo tiro qua, fondamentale. Mi sembra un pelo là, è largo. Infatti anche la bianca non è andata dove doveva andare. Zambonini adesso piazzerà il 7 in modo da rimanere vicino alla sponda. Ecco, l'ha già puntato. Forse no, ma credo che alla fine farà proprio questo. Sulla 7 allora, sì. In buca in angolo basso a destra. Sì, è giusto, ce l'hai fuori. Non so se voleva farla, perché adesso la 15 è in zona. Tira due. Due. E tra l'altro non so se gli ha permesso di vedere il 9, da qua non riesco a valutare qualcosina. La forse. Vede, ma non la vede dalla parte giusta. Ha deciso di sfiorare il 15 e portarlo più verso la buca. Ha fatto un passetto in avanti. Sì. No, la 9 ne la vedeva dal lato sbagliato. Adesso bisogna vedere cosa fa Zambonini. Però intanto gli ha allontanato la battente. Secondo me dall'altra parte tira la 6 in direzione della 15 a scorrere. No, va ancora sulla 2. Conservativo il gioco di Zambonini. Ma quando si ha questo tipo di vantaggio non è sbagliato aspettare un secondo e trovarsi in una situazione più favorevole. Sì, diciamo che il giovane Pandolfo si era fatto più prendere dall'entusiasmo negli ultimi set. Diciamo che è Pandolfo che deve trovare una soluzione, non Zambonini, quindi Zambonini può aspettare senza rischiare. Una soluzione non facile, calcetto,
Presa. Non bene, però... Presa. Sì, certo, l'ha presa dalla parte interna invece che dall'esterna. Ma... Ora l'ha portata sotto nel biliardo e permette a Zamonì appunto di procedere senza troppi rischi. La 6 in centrale. Mi sembra un po' stretta, sì, anche questa. Sì, no, questo peccato, è un errore da parte di Zamonì. Questo qua doveva sfruttarlo un po' meglio. Sì. Qui doveva imbucarla. Andiamo a dare la possibilità adesso a Pandolfo di imbucare la 9. Ricordiamo sempre che imbucando la 9 bisognerebbe essere abbastanza certi poi di imbucare l'obbligata, perché l'ha giocata l'ha giocata in maniera difensiva appositamente, credo. Perché, come dicevo prima, rimanere solo con l'obbligata comporta dei grossi rischi. Piazzamento della 4. Diciamo che Zamonì è apparecchiato a tre biglie sulla buca e l'1 abbastanza vicino e invitante. Diciamo che se la posizionava un pochino meglio la 9. Sì, Antonio adesso deve essere consapevole che deve spingere e andare a prendersi il 15. Sennò è entrata, ballerina, l'ha giocata bene, ha un po' traballato, ma si è messo anche abbastanza, sì, abbastanza bene, sì, per la 15. Non si è alzato moltissimo, però insomma è un tiro rapido, capovolgimento di fronte. Vediamo. Spingere piano la 15, sembra che ci sia, no. Era stretta. Hai calato all'ultimo sul palo, però è lì. Sì, oramai è arrivato prossimo. Certo, no, non ci vorrebbe Zambonini l'errore sulla 6. Adesso è un po' laterale, ma ha la possibilità di imbucarla. La 6 e va a giocare... vediamo questo gioco. Ha la possibilità di chiudere il Veneto. Il tiro, cioè il giro secondo me è 4-2-1, ovviamente. Ma l'1 secondo me è da tirare sul 15 per non rischiare assolutamente niente. Quindi finire con la bianca dietro all'1 per tirarla con l'appoggio del 15 in mezzo. Il 15 finisce in fondo e si riapre tutto, insomma, con l'obbligata in fondo al tavolo. Vediamo. Tanto la 4. Orco, orco. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Tira un sospiro di sollievo Pandolfo, perché adesso ha un'altra occasione importante. Nella partita precedente sul 3-1 aveva 4 biglie da imbucare, ne ha imbucate 3, adesso vediamo. Adesso intanto levarsi d'impaccio questa 15, si dispera sul fondo dell'inquadratura e Zamboni. D'altronde non doveva farlo questo errore. No. Forse. Bene, ne ha fatti due gravi, uno sulla 6 e poi quell'altro sulla 4. Se doveva usare attonito, prima due, questa 4. È proprio la prima volta che vedo Zambonin quasi sperso, si rende conto che forse doveva dichiarare in mezzo, non mi sono perso il passaggio, vediamo. Aia, 4 davanti alla buca, non sì. Fortunatissimo Antonio. Sì, un rimpallo per niente fortunato. Certo, la 2 è un po' laterale, ma... Però con la 4 lì Antonio non tira mai l'1 in maniera pacifica, perché è sempre sotto scacco. Un'ultima chiamata per Cristiano Zambonin. Per la 4 una pura formalità. Si mette abbastanza dritto, tiro corretto. L'appoggerà molto piano, in modo da tappare la buca in caso di... Ha fatto un po' di kick il 2. Però... Va. Va, partita all'1. Si va per la sesta partita, per la chiusura. Non penso, è facile. No, ma penso che non venga tirata a buca questa. Penso che venga tirata a difendere. C'è troppo in ballo. È un tiro troppo difficile da tirare in angolo. Non è una situazione facile. Quando no, non hai una bille facile con cui chiudere, per cui devi pensare alla difesa. Secondo me lo sfaccia e lo porta da sulla... No, dritto lì. Rischio proprio zero. Sì, gliel'attacca a sponda corta. Sì, però gli rende facile la difesa di risposta. Certo.
Mancata. Che errore, però sì, vabbè. Non perde molto. No, non perde molto. Zamonin rinuncia al tiro e fa tirare l'avversario. Scelta che ci può stare. Allora, stavolta il pelo di palla riesce. Molto bene la bianca, molto bene, perché gliel'attacca a sposta. Gliel'attacca e gli rende il tiro molto molto difficile. Vero anche che questo uno qua, per essere fatto, deve essere preso in maniera fina, di conseguenza con la bianca si torna dall'altra parte del tavolo e sostanzialmente si difende nella maggior parte dei casi. Sì. Dipende sempre però, essendo scomodi, con che porzione tutto, la si prenda. Tiro tutto il biliardo e poi posizione scomoda nel brandeggio. La tira dritta per non rischiare, eccolo lì. Bravo. Un tiro che va bene perché impedisce anche, mi sembra, dall'angolo la prima in mezzo per il rimpallo. Ancora una risposta di difesa. Bella. Questa mi sa che la tira però. A lui non lo piace. Sì, sì, la sinistra ha detto. Allora vediamo per la chiusura. Prepari. No. Non male, ma comunque abbastanza difeso, insomma. Mica tanto. È difficilissimo questo tiro in mezzo, è come l'uno di prima dalla parte opposta. È un po' più alto. Però c'è. C'è. Però c'è. Tiro così per la vittoria. Abbiamo di nuovo Antonio Pandolfo nella situazione di tirare per il titolo italiano nazionale. Sì. Si prenderà il suo tempo per valutare la cosa. Bisogna capire anche la forza da usare qua, perché è molto spigolosa la buca in mezzo. Dichiarazione in buca centrale, ma è ovvio. Tratteniamo il respiro un attimo e c'è! E c'è l'urlo di vittoria da parte di Pandolfo. Una bella Antonio Pandolfo. Non pensavo che avrebbe scatenato così tanta soddisfazione, ma evidentemente il tifo, ovviamente siamo a Roma, era per il giovane romano che porta a casa il suo secondo titolo in 3 anni dopo quello della categoria dei Master, e come ripetiamo ancora è la prima volta che viene messo in palio il titolo dei nazionali. Sì. E se lo aggiudica il 25enne, il primo campione nazionale di 8-15 della storia. Complimenti vivissimi, meritati, perché comunque ha espresso un bel gioco. Beh, intanto un bravo va anche a Cristiano Zambonin, che comunque sino all'ultimo ha lottato, e dal 3-0 pensavo che la finale ormai fosse. Allora, il verdetto è quello che vi avevo anticipato, e che nel caso di vittoria 550 punti gli avrebbero consentito di scavalcare Fabio Velfiore, che quindi si è arreso ai quarti di finale, si vede sfumare la possibilità di aggiudicarsi il titolo. Ecco Fabio Velfiore inquadrato che va a salutare il compagno. Beh, bella dimostrazione di sportività. Sì. e terminerà Fabio Belfiore ovviamente in seconda posizione. Padre e fratello del campione, che tutti ovviamente molto soddisfatti e contenti della... Ecco, ricordiamo il fratellino più piccolo, 11 anni, giocatore di pool e anche di 8-15. Che è un bel talento, questo ragazzino. Ha sicuramente un futuro, una famiglia direi molto talentuosa. E poi la terza posizione vorrei ricordare di Walter Franchina, che aveva così sognato arrivando sino in semifinale, ma si è resa proprio contro il giovane campione italiano, sognato di poter vincere il titolo. Siamo arrivati in chiusura della stagione del biliardo, anzi in generale, quindi io colgo l'occasione per salutare tutti gli appassionati del biliardo e dare appuntamento poi a partire dal prossimo ottobre. Grazie a te Davide Lovato, così come a Pasquale Marti, grazie, che prima mi ha affiancato in semifinale. Grazie alla squadra coordinata dalla regia di Pierluigi Bonelli, e qui dallo Stadio Olimpico di Roma per questa stagione è davvero tutto. Alla prossima. Grazie, arrivederci.